tutti, puntata di Onorato di martedì, vabbè ciao, di lunedì 12 ottobre. È una giornata evidentemente così negativa che io già so il giorno dopo, perché in buona sostanza non è andato bene un cazzo. Ecco, e poi adesso quando esco qua dal casino magari continuerò. Praticamente oggi è un evento montato tutto in ritardo, tutta la roba, ok, vado, parto con la diretta, vado con lo streaming, video c'è fortunatamente, ma l'audio no. Ora, se era un evento su film muto, poi, ora, se era su un evento sul film muto, ci poteva anche stare. Purtroppo non lo è. Per cui serviva l'audio e come. Purtroppo. Purtroppo è andata così. Insomma, sono diventato pazzo praticamente quasi un'oretta. Per trovare, cercare di far funzionare l'audio, che dice, beh, magari si è stato male l'audio, magari si è bruciata una presa, ma le altre vanno. Niente. Niente di tutto questo. L'audio non c'è stato proprio verso di recuperarlo, non so perché. Per chi come me si trova in una situazione del genere, cioè dover fare una diretta su YouTube, come ho detto svariate volte, avere sempre il piano B. Il mio piano B, che tra parentesi ci ho messo un po', perché voglio dire, un conto è avere un audio perfetto, un conto è doverselo inventare, doversi farsi, diciamo, all'audio di backup, era OBS. OBS, devo dire che se non fosse stato perché l'audio non c'è stato verso di ricavarlo direttamente dall'impianto, che sarebbe stato un audio migliore di quello preso da un microfono attaccato agli altoparlanti, e aveva il fatto che avevo la possibilità di fare un po' più di mixaggio video, ovvero la gente collegata via Zoom la facevo vedere direttamente da OBS, anziché entrando anch'io nella stanza virtuale e mettendo in trasmissione le persone, insomma, collegate che stavano parlando, anziché riprendere lo schermo di proiezione e far vedere tramite la videocamera, laddove ovviamente non ho
che un mixer video, perché non ho nemmeno una telecamera fissa, un brandeggiabile, insomma, ecco, cioè nel senso un impianto fisso di videoregistrazione. Purtroppo il video è andato così, ahimè, e stavo pensando che forse dal registratore audio potrei prenderlo, la registrazione, potrei prenderlo. Mi pare che forse ci sia anche un'uscita monitor, diciamo. Pensavo che l'uscita monitor veramente che è davanti, purtroppo è un jack audio, quello grosso, quello da 6, non quello da 3,5. Il problema è che il cavo dall'altra parte mi pare sia una femmina, invece ho bisogno di un maschio, e quindi insomma, ecco, è un po' un problema. Ma ci ho pensato, adesso potrei togliere dal ma ho paura che quello ce ne abbia più di uno, quindi potrebbe essere un casino. Vabbè, ci penserò. Insomma, ecco, quindi insomma questo da un casino. Poi prendo un monitor spia, perché lì non c'è, e dice ma dopo ci sono lì che non vedo, tra parentesi questa è una cosa che c'è da sempre. Vado a e praticamente prendo un monitor tutto tranquillo, vado ad attaccarlo, non funziona. Affanculo, era proprio oggi, proprio ho visto tutto di più, proprio la sfiga più altra sfiga di oggi. Insomma, sta puntata potrebbe essere riassumibile con la puntata delle sfighe, la giornata della sfiga. Oggi tutte di più, oggi abbiamo iniziato proprio per il verso giusto la settimana. Dei computer trasportati da altri e non da me, caduti in acqua, quindi abbiamo perso una roba come 3 computer da 800 euro l'uno, caduti in acqua, pluff. Bene, più un aggeggio dell'NH Hotel, se non ricordo male, insomma una roba di sto genere, HR NH, chip chop, fortunatamente pochi euro, tra parentesi, però intanto bisognerà ricomprarglielo. Insomma, belle cose, non io, ripeto, però intanto è avvenuto. Io, come sentirete, forse tiro un po' su col naso perché ho sempre la narice questa qui chiusa, non c'è verso, è proprio grossa così dentro, eh. Il problema è che è tutto dentro, il problema non è fuori, è dentro. E quindi ecco, è un po' così. Qua non c'è una volta, sì, l'ho lasciata Armenia, forza Armenia, sempre. Il problema è che gli amici, anche secondo me di gente che mi critica, che altra roba, io l'ho detto in un post e lo ripeto anche qua su una puntata di Onorato,
però succede più sulle cose private, non su onorato, lì forse su ono bandana sulla pagina, perché lì forse hanno capito, lì chi mi segue merita premio Nobel per la pace, perché mi sopporta più che mi sopporta più che supporta. Quindi ecco, adesso io non passerò più perché sto insomma, ecco, insomma, morale la favola. Chi invece mi segue personalmente sul mio account personale, invece io qualsiasi cosa scrivo sul suo costo, sto cazzo del virus, non continuo a rispondermi queste robe, ma a me, io non ho visto che professione fa, a parte io conosco queste persone per altri motivi, non per virus, insomma, non, però magari sono grandi esperti, a me non mi risulta, e vorrei vedere infatti, ecco, di che cosa cazzo si occupano nella vita, a parte quello per cui io so che si occupano, e lì saranno bravi, sarà quello che, cioè, me li ricordo bravini, insomma, non me li ricordo male, però ecco, finisce lì, cioè, nel senso, non mi pareva che fossero esperti nei virus, forse nelle rotture di coglioni, cioè, l'ho scritto 60 volte, se io scrivo una roba non mi state a commentare e dire quello che è, cioè, soprattutto a me, cioè, come se io fossi un esperto, io non sono un esperto, io non sono un esperto, porca puttana, maledetti, cioè, ma se commentate a me, come se commentate, che ne so, al polo schifoso, perché che ne so, perché Ono Bandana non guadagna miliardi nonostante faccia 700.000 ore al lavoro, cioè, e questo è il senso di commentare sotto a me delle robe del virus, del governo, dei cose, cioè, non ha alcun valore, ma la smettete, porca di quella puttana, no, vedo un continuo, e mi guardo perché sono qua, che aspetto la mia compagna, non so manco che ore sono, vediamo, ci siamo quasi, quindi meno commenti cretini, cioè commenti fateli, ne so, al ministro, fateli a questi, non li fate a me, io il cazzo c'entro, poi a me, poi questi commenti, io ripeto, cioè, a me non mi risulta che fossero esperti di medici o economici o di politica, a me pare che non fossero, però ripeto, magari mi sbaglio, e cioè, se non lo sono, peggio ancora, ecco, se lo sono, vabbè, allora mi scuso, perché allora invece, ecco, sto parlando con un grande esperto, e tra parentesi, per abbassarsi a scrivere a me, insomma, ecco, cioè, scrivete, allora scrivete a chi conta, non scrivete a me che conto meno di niente, ecco, e scrivete a chi conta, ecco, non state a rompere il cazzo a me, ecco, invece no, invece rompono il cazzo a me, ma ripeto, cioè, se fossero grandi esperti pure, ma io ho il forte dubbio che non lo siano, ecco, che facciano per sentito dire, perché ho osato toccare i loro beniamini, dire che dicono cazzate, ecco, purtroppo sì, perché il vostro beniamino, perché io immagino che sia il vostro beniamino, ma ripeto, potrei sbagliarmi, io sbaglio sempre, mettete sempre questa tara, io quello che dico sbaglio praticamente quasi sempre, e sta di fatto che praticamente il vostro beniamino è quello che ce l'ha con gli arabi un giorno sì e l'altro pure, però guarda caso l'Azerbaigian è bellissimo, bravissimo, fantastico, ecco. Gli armeni
sarebbero cristiani, come in teoria dice tanto di essere lui. E, ecco, diciamo che fa un po', è molto ipocrita, che tutta questa cosa è solo che diciamo l'Armenia non esporta petrolio, ecco, diciamo questo, ecco, diciamo che non frega un cazzo a nessuno per questo, e quindi insomma fate schifo, insomma, anche voi che lo seguite, che non lo prendete pennareccia e gli dite: ma scusi, ma lei fa tanto il cristiano, e lo sa sì che i suoi amici azeri stanno praticamente massacrando gli armeni che sono cristiani come dovrebbero essere noi, visto che noi siamo grandi, adesso siamo scoperti paladini del cristianesimo, fino a ieri ci sposavamo con i riti celtici, i pagani, l'ampolla del Po e tutte queste cazzate qua, ecco, e cazzate, se uno crede in questo va bene, però insomma, cioè, rimangiarsi tutto perché a Parigi va bene una messa, insomma, è abbastanza ipocrita e fa abbastanza schifo, tra parentesi, insomma, ecco, l'ipocrisia è una cosa che a me dà fastidio a morte, e quindi insomma mi date abbastanza fastidio, insomma, ecco, perché fino a ieri eravate pagani, no? Adesso invece siete tutti religiosissimi, e poi dopo, tra parentesi, magari nemmeno a messa, ci andate solo per Natale e Pasqua, quelle feste comandate, e ipocriti due volte. E che altro? Vabbè, insomma, io direi che chiudo qua la puntata. Iscrivetevi subito al canale, attivate la campanellina, sotto in descrizione troverete il link dove seguirmi in ogni dove. E che altro? Boh. Niente, direi, insomma, ecco, la puntata di oggi, ripeto ancora una volta, è riassumibile nella puntata nazionale o internazionale, non fa differenza alcuna, della grande sfiga, oggi è la giornata della sfiga, e viene a dirlo in lingua locale, speriamo che domani non sia così. Ci vediamo alla prossima puntata.